dopo un paio d'ore di apparente pace siamo tornati a allamare qualche bel pescione. Ora ho in canna una bella carpa, credo, speriamo sia grossa quanto quella di prima. Diciamo, quella di prima aveva fatto uscire il doppio dell'elastico. La canna è piegata all'inverosimile, speriamo di poterla almeno vedere. Stiamo montando la nuova misura dell'elastico dual core, il 3-1, montato su tre pezzi perché sappiamo la mole dei pesci che ci sono qua dentro. Veramente un gran pesce. Come si suol dire, tirare a due mani. Ci risiamo. Montanari non è in grado di autogestirsi. Sono come i bambini. Come i bambini, deve chiamare, io non posso pescare. Sempre per il viaggio di ritorno, io ne ho prese tre, due. Secondo me sei venuto un po' presto, perché ancora a forza. Ragazzi, io non so se l'avete visto sgallare, ma questo è un pesce che quelli di prima in confronto erano, i bambini. Adesso, se Montanari se lo farà vedere, se non si inciampa nella canna, la nostra Medusa Power. Adesso potete vedere la piega della canna, fa veramente paura. Ecco che adesso sicuramente la canna, la carpa si sgalla, state a vedere. Guardate, non so se la vedete sott'acqua. È gigante, la potete vedere adesso. Adesso Ale va indietro un po', come dice il nostro amico Jonathan, speriamo che ci stia nel guadino, perché è veramente, veramente grossa. Ecco, siamo direi nelle fasi quasi conclusive del combattimento. Abbiamo montato 2,5 metri di elastico cavo del 3-1 per avere più possibilità di fare fughe al pesce. Oggi è anche il compleanno di Alessandro, quindi dai, effettivamente la vittoria nella gara e il Pirazzini che ti aiuta a guadinare, ci sta tutto, insomma, diciamolo. Pesce nel guadino, giudicate voi cosa può essere questo pesce. Questa è la mia mano, fate voi, non so cosa sarà, 10 kg forse di più. Guardate che bella carpa dentro questo splendido lago, una forza, una reattività incredibile, un bel sistema per festeggiare i miei 24 anni compiuti oggi. Vi voglio parlare adesso di un prodotto veramente innovativo e perfetto per la pesca della carpa e di tutti i grossi pesci. Sono le Reactor Bait Red Candy, distribuite sempre da Maver. Sono delle palline di pane aromatizzate al miele, all'aglio, all'alibut, allo scopex. Come potete vedere hanno un filo con un nodino che ci permette di attaccargli l'amo per poterlo usare in tutte le nostre sessioni di pesca. Questi inneschi sono già aromatizzati, possiamo scegliere noi di poterli dippare tranquillamente, essendo affondanti possono essere utilizzati sia nelle pesche a method, feeder. Siamo, è il momento della carpa anche per l'Artemis. Guardate che piega che ha la canna. Direi che la canna si sta comportando veramente benissimo.
Guardate come la canna permette di forzare anche il pesce, anche quasi quando è proprio a picco sotto la canna da 7 metri. È una regina. Guardate che bella. Sale la guadina. Ecco qua. Che posto bellissimo. Venite a provare questo lago perché è veramente sensazionale. Pesci sanissimi, posto bellissimo, si sta davvero bene. Che bel pesce, bello lungo, una bellissima regina. Guardate che spettacolo. La canna si è comportata benissimo. Un bel combattimento che è durato qualche minuto. Bellissimo. Adesso la liberiamo subito. Via subito. Bellissimo. Non resta che venire qua e provare questo posto. Vi voglio parlare adesso del Reactor Pellet. È un pellet veramente innovativo, perché è un pellet a scioglimento extra rapido. Cosa vuol dire? Che dal momento in cui il nostro pellet, che è un estruso di mais aromatizzato in questo caso allo Scopex, dal momento in cui il nostro pellet entra in acqua, in meno di 10 minuti abbiamo il discioglimento totale del pellet. È estremamente attirante per tutti i ciprinidi, soprattutto di grossa taglia. Vi consiglio vivamente di usarlo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla chiusura di questa giornata. È stata una giornata direi super proficua. Il risultato è stato 3-3, anche se Montanari come al solito ha bisogno dell'aiuto per guadinare le cose. Questo le sappiamo, dai, tanto ormai fa parte del gioco. Vi ricordo che per venire a pescare nella cava di San Firmano bisogna fare una piccola affiliazione alla società CPS Recanati. Ne vale assolutamente la pena, perché un posto del genere non lo trovate. Pesci bellissimi, ringrazio Paolo, ringrazio Montanari, mio acerrimo rivale in queste sfide, e non ci resta che salutarvi e vederci nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.